Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nerclub, io sono Ghela. Oggi vi voglio presentare una soluzione alternativa per poter portare la vostra connessione internet in tutta la casa. Normalmente viene utilizzata la classica connessione senza fili, comunemente chiamata wireless, perché arriva insieme ai router che ci vengono dati in comodato d'uso dalle compagnie telefoniche. Tutte le reti senza fili però soffrono di alcuni problemi, come la distanza, ma anche come la presenza di muri, soprattutto se di cemento armato. In queste situazioni un po' più difficili ci vengono incontro questi accessori, o meglio questi adattatori da parete, e sono i cosiddetti powerline. Nello specifico questo è un TP-Link da 500 megabit per secondo. Prima di iniziare però voglio subito sfatare un mito, o meglio evitare che voi possiate illudere. La velocità che viene segnalata sulla scatola, ovvero quella di 500 megabit per secondo, è la massima possibile che questo tipo di dispositivi raggiunge, ce ne sono ovviamente anche da velocità superiori. Ma non è detto che sia il caso vostro, non è detto che la vostra rete vi permetta di raggiungere queste velocità. Però direi che abbiamo già parlato fin troppo, quindi se questo piccolo accessorio può fare al caso vostro, beh, lo scoprirete subito dopo la sigla. Watch as the moonlight creeps into the room, you're in the headlights. I wanna feel the way. Remember the summer, we chased the morning light, we ran for hours, you were always on my mind, try to make it out alive, but we let it slip away, if we only had a second shot, we'd find another way. Parliamo prima di alcune semplici informazioni per quanto riguarda più che altro il lato estetico e la comodità. Beh, come vedete sono molto piccoli e arrivano in coppia. Sono completamente in plastica, ma parliamo anche di un prodotto economico. In questo momento sono in vendita su Amazon a meno di 30 euro e vi lascio il link qui sotto in descrizione qualora voleste leggere qualche informazione in più e magari acquistarli. Un lato che colpisce, ed è sicuramente la loro forza, è la praticità. Basterà prendere uno di questi powerline, uno qualsiasi, collegarlo a una presa da parete. Mi raccomando, non su una ciabatta, deve essere una presa dedicata. A quel punto prendere un cavo Ethernet, ne arriveranno ben due nella scatola, e collegare il vostro router, una presa qualsiasi, direttamente alla presa che trovate sotto il powerline. Ma a questo punto, proprio in pochissimi secondi, la vostra rete internet sarà diffusa all'interno del vostro sistema elettrico di casa. Quindi potrete andare adesso ad attaccare il secondo powerline dove ne avrete bisogno. Come abbiamo fatto prima, quindi prendete l'altro powerline, collegatelo nella presa di corrente della stanza che volete raggiungere e poi collegate l'altro cavo Ethernet al vostro computer. Vi ho fatto l'esempio con il computer, però potreste tranquillamente attaccarci anche un access point wireless e diffondere quindi la rete in wireless, quindi senza fili, anche in una zona che normalmente non può essere raggiunta dalla connessione del router principale. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che potrete acquistare anche altri powerline della stessa serie e collegarli in qualsiasi stanza, quindi avere magari una presa Ethernet, quindi LAN, proprio in ogni singola stanza della vostra casa. Veniamo un po' al lato importante, che poi è l'oggetto anche di questo video, ovvero questo powerline riesce a battere la connessione wireless in quelle stanze che insomma sono molto lontane dal nostro router. Beh, vi ho fatto alcuni test e direi che quindi è il momento di cambiare stanza. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qui ragazzi, non certo una delle migliori postazioni, no, assolutamente, mi trovo infatti in cucina e il motivo è molto semplice, infatti questa stanza ha ben 14 metri circa dal router ed è la stanza più lontana in assoluto. Inoltre tra me e il router in questo momento ci sono di mezzo due stanze con due muri di cemento armato, quindi insomma è molto difficile per una wireless raggiungere questa postazione e far sì che internet, o meglio la connessione, renda al meglio. Vi voglio anche ricordare che in questo momento io in casa ho una fibra da 200 mega in download e 20 in upload. Sì, lo so, per i puristi si parla di megabit, non di mega e basta, giusto per chiarire. Come vi ho detto prima, ho voluto mettere un po' alla prova le due connessioni e fare una sorta di sfida tra la wireless che arriva quindi dal router che ho incomodato d'uso in questo momento dalla compagnia telefonica e i TP-Link, ovvero i due powerline che sto utilizzando in questo momento proprio qui sulla rete di casa. Per prima cosa quindi ho voluto testare la connessione wireless, che è quella che utilizzo normalmente, e insomma questo è il risultato. Ok,
che dire, particolarmente disastroso. 22 megabit in download e solo 13 in upload. Per la connessione in download ho perso ben 180 megabit per secondo, ed è tantissimo. Per l'upload invece intorno ai 6 megabit per secondo, che beh, non sembrano tantissimi, ma è comunque una perdita considerevole. Rimane comunque una connessione eccezionale, però considerate anche che non è una connessione stabile, quindi avrete sicuramente dei cali. Questa è una condizione più o meno positiva, a volte ho fatto dei test e calava anche sotto queste cifre. È giunto ora il momento quindi di collegare il powerline di TP-Link e vedere un po' se riesce a battere la wireless. Credo che i numeri parlino da soli, abbiamo quindi 80 megabit al secondo in download e ben 19 in upload, vanno a coprire praticamente la totalità della banda, anche perché anche via Ethernet non raggiungo mai i 20 previsti dal piano e neanche i 200 di download, di solito sto intorno ai 190-195. Voi mi direte, beh allora è schiacciante la vittoria, non c'è niente da fare. Abbiamo perso 180 megabit al secondo per quanto riguarda la wireless e soltanto, tra virgolette, soltanto un 100-110 per quanto riguarda il powerline. Che voglio dire, in situazioni del genere è veramente un ottimo risultato. Ma c'è un grosso ma per quanto riguarda i powerline, non voglio dirvi nient'altro, guardate prima il test e poi ne parliamo. Lo so, sembra curioso, simpatico forse utilizzare un microonde per testare un powerline, però è proprio questo il problema. Vi sto dimostrando come un'interferenza qualsiasi, come in questo caso l'utilizzo di un microonde esattamente sulla stessa rete di casa, beh, fa calare il download di ben 30 megabit per secondo. E in questo caso avevo collegato solo e solamente questo microonde. Se avessi collegato magari altri elettrodomestici o altre luci, beh, le cose sarebbero potute anche peggiorare. Purtroppo prima non l'ho registrato, però ho fatto un altro test. Oltre al microonde ho fatto funzionare anche altri elettrodomestici sulla stessa rete e ho collegato anche le due luci che sto utilizzando in questo momento. Beh, la connessione a quel punto è andata ben sotto la potenza della wireless. Quindi bisogna stare molto ma molto attenti. Però direi di fare delle considerazioni finali tornando alla mia postazione. Ragazzi, non sono così sicuro di essere riuscito a dare una risposta alla domanda principale, ovvero se questi powerline potessero aiutarci qualora la nostra wireless non fosse poi stata così potente e stabile. Anche perché purtroppo non siamo legati solo alla qualità del prodotto, sebbene vi consiglio di non prendere quelli cinesi, ma di andare magari su marche come TP-Link, D-Link o Fritz. Ma la stabilità e la velocità di connessione dipende molto dal vostro sistema elettrico, quindi da come è fatto il vostro impianto in casa. Avete visto come una volta collegato alla presa di corrente, senza alcun altro dispositivo connesso o comunque senza avere poi questo grosso sovraccarico, la rete è andata molto bene, ha superato di gran lunga le velocità della wireless. Una volta però collegato un microonde, ed era solo un microonde in questo caso, avrei potuto collegare magari anche un forno elettrico o altre luci, beh, è calata veramente tantissimo. Da parte mia è molto difficile, anzi è praticamente impossibile darvi la garanzia che questi powerline possano essere la vostra soluzione. Potrebbero esserlo, come no, non so il vostro impianto come funziona, non so quanti anni fa è stato realizzato, insomma ci sono troppi fattori che non posso determinare io. Personalmente nel mio caso specifico mi ha sicuramente aiutato, perché passando da 20 a 80 megabit al secondo in download, beh, le cose sono cambiate. So per certo che se dovessi fare alcuni lavori dove ho necessità di avere una banda molto intensa, non dovrò certo accendere un microonde o altre luci, quindi dovrò lasciare tutte le prese belle libere. Mi chiederete quindi se c'è poi un modo per capire se questi powerline possano funzionare bene o no sulla nostra rete. L'unica soluzione purtroppo è acquistarli, non c'è altro modo. Costano 30 euro la coppia, poco meno in realtà di 30 euro, quindi insomma non è una grossa spesa. Acquistandoli poi su Amazon si possono sempre rimandare indietro qualora non ci soddisfassero e qualora non fossero ideali per la nostra casa. Voi cosa ne dite ragazzi? Avete già utilizzato dei powerline in casa? Come vi trovate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Qualora anche se aveste domande comunque riguardo a questo prodotto, non esitate a farle, tenteremo di rispondervi nel più breve tempo possibile. Per ora quindi non mi resta che salutarvi, se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto!